Anch'io voglio andare in Africa a far del bene, cari amici, perché da un po' di tempo, accanto ai miei video appare una meravigliosa pubblicità che ti invita ad andare a fare il volontario nelle missioni di pace nel mondo. E proprio non so per quale motivo la pubblicità appare proprio accanto ai miei video. Allora io ho fatto un clic e ho preso il link e il link l'ho messo nel riassunto di questo video, quindi voi potrete vedere questi messaggi, no? Che ci invitano tutti. È una specie di nuovo reclutamento, una specie di nuova modalità per trovare lavoro. Quindi anch'io, perché abbia quasi 75 anni, anch'io voglio andare in Africa a far del bene, perché questa frase, voglio andare in Africa a far del bene, è una frase famosa che disse tempo fa Walter Veltroni, disse che si era stancato dalla politica e proprio disse erga omnes, voglio andare in Africa a far del bene. E io non voglio andare a far del bene dentro le case di riposo dove giacciono allettati i vecchiacci e le vecchiacce con le piaghe di decubito che si fanno la pipì e la popò a letto. No, non ci voglio andare lì, nelle case di riposo che pullulano di vecchietti e di vecchiette abbandonate lì dai loro figlioli, figlioli, i loro principini. No, non voglio andare lì. Perché se io vado a far del bene in una delle tantissime case di riposo in Italia o in Occidente, nessuno parla di me. Io voglio che si parli di me. Affinché si parli di me, io devo andare a far del bene nel terzo fondo, nel terzo mondo, capito? Allora sì che parleranno di me. Quando mi rapiranno, a parte che ci avrei una paga discreta da accostare alla mia pensioncina di preside di ruolo di licei classici e scientifici, avrei pure una paga, però poi prima o poi mi rapirebbero, perché dove io andassi a far del bene, verrebbero subito a sapere che io sono uno dei più famosi blogger, youtuber italiani, e mi rapirebbero subito. Magari direbbero: ci pensa YouTube a pagare il riscatto, ci pensa YouTube a pagare il riscatto, per cui potrei andare sulle prime pagine dei giornali e tutti parlerebbero di questa mia ultimissima opera, From Matriarchy to Patriarchy, in lingua inglese, in tutto il mondo, cari amici, in tutto il mondo. Vedete, cari amici, chi sono i have worked on the project, vedete, Camilla Fioravanti, Elena Ferrara, Painter in Palermo, Tommaso Minniti, actor at the Piccolo Teatro in Milano. Guardate che in inglese, in tutto il mondo, tutti ne parlerebbero sulle prime pagine. Rapito, che so, in Iraq o in Siria, uno dei più famosi blogger italiani, titolare della pregiata Web TV on Demand, anzi dell'unica Web TV on Demand. È così che si fa, in patria casa è così che si fa. Se vuoi far del bene, devi andare nel terzo fondo, poi vieni rapito e scendono in campo tutti quelli che ti vogliono riscattare. E il primo che mi vorrebbe riscattare a me, è YouTube. Io mi fido di YouTube, vedete che sono su YouTube, mi fido. E chi mi capisce lo sa che YouTube scende subito in campo per riscattarmi. Casomai non scendesse in campo YouTube, casomai, o YouTube non ce la facesse a pagare il riscatto, scenderebbe in campo la Farnesina, capito? Chi c'è? Federica Mogherini, non so chi ci sarà adesso la Farnesina. E farebbero di nascosto farebbero le trattative con i miei rapitori e pagherebbero di nascosto la somma del riscatto.
Senza tirare, senza mercanteggiare, capito? È così che si fa. Beh, guardate, cari amici, andate nel riassunto di questo video e apritelo lì. Vedete tutte le possibilità che abbiamo di andare a far del bene nel terzo fondo, cari amici. È una nuova forma di lavoro. Se non si trova più lavoro, qua da noi in Italia o in Europa che c'è la crisi, beh, si va a fare i volontari nel terzo fondo, capito? Volontari nelle missioni di pace. Ecco qua. E io non vedo l'ora di venire rapito nel terzo mondo, capito? Venire rapito in maniera che tutti parlino di me. Va bene, cari amici, eh? Grazie se mi avete ascoltato. Da tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.